Buonasera, sono Roberto Vogliolo della cooperativa UX Men, che è una cooperativa di Torino di produzione e lavoro che si occupa in particolare, come dice il nome, dello sviluppo di user experience e software specializzati per la comunicazione digitale in vari ambiti. Siamo una comunità di professionisti, freelance o in qualche modo sviluppatori che lavorano sul tema della user experience e quindi ci occupiamo sia del concept, dell'interazione, delle problematiche software che stanno dietro alla realizzazione di user experience che siano coinvolgenti per l'utente, e lavoriamo un pochettino in tanti ambiti, da quello dell'applicazione retail a quello dell'applicazione industriale a quello invece magari della comunicazione advertising outdoor, a seconda di quello che il cliente ci chiede. Siamo un team abbastanza eterogeneo, per cui ci sono creativi, ma ci sono anche sviluppatori di varie piattaforme, ci sono sistemisti che permettono poi di mettere in campo le soluzioni andando ad aggiungere alla componente software di contenuto la componente di sistema tecnologico che permette di ottenere le migliori soluzioni. Per poter rappresentare meglio quello che facciamo abbiamo deciso di partecipare a questo evento dove siamo stati invitati per presentare in particolare l'ultimo progetto che abbiamo sviluppato insieme ad altri partner. È un progetto che si chiama D-Loft perché va a realizzare un ambiente che è un loft appunto digitale, da cui nasce la D, e del quale magari vi posso parlare meglio facendovi vedere un video in cui si presentano quelli che sono gli ambienti. Per presentare ancora meglio quello che è stato l'intervento fatto, magari chiedo l'aiuto di un altro dei soci della cooperativa, che è anche il Chief Technology Officer di UX Men, che si chiama Emanuele Vecchia, e che ci potrà magari dire qualcosina in più su cosa abbiamo fatto nello specifico all'interno di questo progetto. In questo progetto abbiamo integrato diverse tecnologie che vanno dalle videoproiezioni al videomapping a lavagne interattive stile LIM, e abbiamo fatto in modo che tutti questi apparati possano parlare insieme, possono essere accesi e spenti in modo molto semplice, e la gestione dei contenuti è stata fatta grazie a dei CMS sviluppati ad hoc, dove è molto facile aggiornare e modificare i contenuti in tempo reale per ogni singolo device, quindi dai touchscreen alle videoproiezioni e via dicendo. E lo spazio sarà a disposizione dei clienti che decideranno di organizzare all'interno di questo le loro presentazioni B2B, oppure i loro eventi di training, oppure ancora presentazioni di prodotto o di servizio, utilizzando tutte le tecnologie a disposizione, e UX Men sarà lì a dare il contributo necessario per far sì che l'evento ottenga il massimo risultato possibile, per sviluppare magari iniziative ad hoc richieste dai clienti.